Buonasera, non potevate sapere, anzi non saprete mai ciò che ci siamo appena detti, così come il caos prima di questa serata. Quindi buonasera da parte di Raffaele Delli per voi, Roshi insieme a me per rivivere questa quarta serata con il Fit Last Lap, quindi il riassunto per la Master League. Dopo che abbiamo affrontato tutte le altre tre categorie al 50 e al 100%, abbiamo il buon Alessandro Galliano, Gallianz34, buonasera Ale. Buonasera Raffa, un piacere essere qui questa sera con te e con tutti quanti gli altri. E insieme a me li vedete insomma in sovrimpressione, insieme a noi li vedete in sovrimpressione, i primi 5 classificati in ordine, il buon Jacopo Rocchita, buonasera Jay. Buonasera, buonasera, buonasera a tutti, buonasera. Oh, guarda lì, quel cavallino Ferrari è in attesa di aggiornamenti, quella bandiera, no? Il buon Luigi Di Leggio a proposito di cavallini Ferrari. Buonasera, buonasera a tutti. Proseguiamo con chi abbiamo qui al centro. Un po' alla volta si caricano Discord. Ultimamente fa un po' di burlo ogni tanto, con i video. Vanno e tornano. Abbiamo Simone Stem. Buonasera, Simo. Ciao, ciao a tutti. Ed il buon Zeta Pro Mauro. Buonasera, Mauro. Buonasera. Molto bene, direi di cominciare subito perché la scorsa volta con la Pro siamo andati lunghi e Andre ci ha tirato le orecchie, quindi direi di cominciare. Quindi, allora, il prima possibile questo racconto con la Master. Io invito i ragazzi che l'hanno effettivamente corsa con gli altri campionati, abbiamo dedicato degli spazi apposta ad un certo punto del campionato. Ogni volta che volete intervenire, liberi di intervenire, anche perché magari la ricordate anche meglio di noi. Quello, insomma, l'avete vissuta essenzialmente questa stagione con la Master League, che ormai, come di consueto, è diventata la tradizione iniziare in quel del Bahrain. Una Master che si è presentata tra le più giovani per quanto riguarda a livello anagrafico, perché il plotone tra minorenni con Antonio Todo, Daniele Play e gli Under 21, con anche lo stesso Raffoilex, ancora coinvolto, Dead, insomma, di giovanotti, sono stati molti. Quindi a voler sfidare ragazzi, diciamo un po' più chilometrati, e con prestazioni comunque decisamente veloci. E come detto, abbiamo iniziato dal Bahrain e abbiamo subito cominciato con una qualifica che è specchio di questo preambolo, che comunque già si era visto nella pre-season, perché abbiamo i 17 piloti presenti in pista, tutti all'interno del secondo, 12 in mezzo secondo e soli 25 millesimi a separare l'Ele Salva in pole dal buon Luigi Legge, che comunque è andato fin da subito a confermare quanto di buono aveva fatto vedere, come detto, nella pre-season, ma soprattutto ad abbandonare una nuvola nera che aveva segnato l'andata 20-21 tra volante e gioco. Insomma, c'era anche stato l'abbandono al campionato, talmente era lo stress e soprattutto, diciamo, un po' brutto menefreghismo, ci bannano, non ci mandano più nulla, non ci hanno mai mandato nulla. Logitech era Luigi, credo. Sì, era, no, il passaggio da Logitech a Fanatec è stato molto traumatico all'inizio, ci ha voluto un po', ci è voluta mezza stagione, diciamo, sul finale, diciamo, del 21 per ritrovare un po' la bussola. Molto bene. Gallianz, diciamo obiettivi, pareri. Dopo questa prima qualifica ti aspettavi soprattutto un Ele Salva così in palla, anche considerando insomma quello che aveva dimostrato in pro lo scorso anno. Ma visto e considerato che questa gara non l'ho commentata perché ai tempi dovevo commentare soltanto la Pro e l'ho scoperto poi che ho commentato anche la Master, quindi questa gara l'ho vista un po' così di sfuggita. C'è da dire che sì, potevo aspettarmi un Ele Salva così tanto in palla perché soprattutto nella performance di Silverstone nella pre-season aveva veramente fatto il sedere a stelle e strisce, per dirla in maniera non tanto volgare, a tutta quanta la compagnia. Quindi certamente era molto in forma per l'inizio di gara per il Bahrain, pilota che si è dimostrato essere molto veloce sul giro secco, purtroppo ha avuto qualche pecca in gara. Qualche difficoltà con le cam, purtroppo aprendo anche Instagram per avere i replay che aveva fatto nel corso della stagione Buon Luca, crea dei problemini, quindi cercheremo di adattarci in qualche modo, magari riandiamo semplicemente da YouTube e via, dai, ci prendiamo al solito tutta quanta la gara. Gara che, come detto, parte comunque nel migliore dei modi, senza troppo caos nel primo giro. Il caos si scatena però già nel corso del secondo, dove c'è stato un contatto tra Raffoidex e Antonio Toga, che aveva anche portato a due vetture al ritiro, quindi dei due piloti, il conseguente quindi anche ingresso di una safety car, che magari, ecco, già chiacchierandone con i primi, si prospettava una stagione a trenino,
Le varie safety car hanno influenzato per Jay, diciamo più avanti nel corso della gara c'è stato altro che è andato ad influenzare la prestazione, però l'ingresso delle varie safety car in generale nel corso della stagione, ecco, facendo un discorso più ampio, Jay o Luigi, ve ne aspettavate così tante? Avreste preferito di meno? Magari prima Jakub? Onestamente, spero sempre di non averle, nel senso che soprattutto quando tu sai di essere abbastanza forte sul Ma passo, le le safety uscillazioni car o per comunque ruotare. le varie interruzioni alla gara le vuoi sempre il meno possibile. Diciamo che queste, durante l'arco della stagione, in realtà era molto preventivabile perché l'avevamo già visto nei test che poteva succedere molto questa cosa qua. E quindi lo devi tenere sempre su conto. In questo caso, comunque, non cambiava nulla, però poi nel corso della stagione, ma già nelle prossime gare, le safety car sono diventate quasi decisive in molti Gran Premi. Quindi è sempre stata una situazione che bisognava monitorare, una di queste anche in pista dove magari non pensavi a cadersi, insomma. Luigi? Ma allora Raffa, tu sai bene quanto io ami le safety car, no? Io ero quello che cercava i metodi sui Formula 1 vecchi per farli uscire, per movimentare un pochino le gare ai tempi di F1 17, 18, quando insomma erano un po' restie ad uscire, erano un po' rare, molto rare. E Codemaster ci ha ascoltato e adesso ne tira fuori una ogni 3 giri. No, tornando serio, c'è un periodo di norma in ogni campionato che dura dalle 3 alle 4 gare dove diciamo tutti i piloti sono in stato di apprendistato, sono in una fase di apprendistato perché cercano tutti quanti di capire un attimino chi è il pilota più aggressivo, chi è quello che va forte in Q, chi è quello che magari in gara ha quel quid in più che magari ti conviene lasciar sfilare. Quelle situazioni di caos perché magari ancora non ci si conosce, soprattutto in seguito di un cambio così netto come la Master di quest'anno. Però non ci aspettavamo che questo periodo durasse di più. È arrivato credo fino a Barcellona, o sì, mi sembra fino a Barcellona, insomma, c'era stata una situazione di caos dove nelle battaglie, diciamo, i piloti non sono stati proprio esemplari, ecco, non hanno tenuto bene le misure e spesso infatti questo tipo di errore ha portato a safety car a mio avviso evitabili perché come dire, hanno cambiato quello che era il ritmo della gara. Io e Jacopo siamo due passisti, quindi ci piace diciamo avere una certa regolarità in gara e le interruzioni, le neutralizzazioni di questo tipo non è che ci hanno sempre fatto piacere. Certo, ci sono quei momenti dove ti servono per rifiatare un po', però ci sono momenti delicati dove averla o non averla cambia l'esito della gara. Su Più che altro questo sì. dipende da come, da chi e come viene causata. È quello che. Esatto. Ma non per cattiveria, che magari ti dici: ma guarda, questo che stava ultimo, Sì, più che altro, guarda, questo devo dire, è successo le prime 5-6 gare, ripeto, è stato un periodo di apprendistato abbastanza lento, cioè si faceva fatica a trovare una quadra. Nelle prime gare, soprattutto mi ricordo la gara di Jeddah, è stato un continuo di safety car una dietro l'altra. Verso fine stagione già c'è stato un allineamento perché poi ci si conosce, quindi di conseguenza insomma, si riduce notevolmente il numero di safety car e gli episodi diciamo un po' borderline dove ci si tocca, si sbatte sulle barriere, insomma si conosce anche un po' meglio il gioco. Eh sì, stiamo anche vedendo con gli highlights, sono ancora tuttora presenti sulla nostra pagina Instagram Formula Italian Team, questo fantomatico contatto che in effetti andò ad estromettere la competizione due esordienti di categoria, ovvero ORG Dario ed Antonio To72, che aveva ben figurato in un terzo posto in qualifica, quindi un peccato poi Antonio non sia riuscito a proseguire con questo suo passo, mettiamolo sotto questo punto di vista, nel proseguo della stagione. Direi che possiamo andare avanti, poiché i campionati ovviamente proseguono e vanno subito già da una prova decisamente pressante, visto che è uno che sente, diciamo, almeno per quando l'ho conosciuto in Prime e nelle sue stagioni di sport,
quando la pressione un po' si scalda, un po' si lascia trascinare, vorrei domandare a Sciumi, visto che abbiamo un ingegnere di SDAM, come è stato SDAM, magari se lo ricordi, in quella gara a Jeddah o comunque nelle gare un po' più stressanti, come com'è stato, ecco, aiutarlo, mettiamo sotto questo punto di vista, offrirgli un punto di vista esterno, ecco, alla gara. Uno psichiatra, Per no! due terzi di campionato era un lavoro psicologico, diciamo. Cioè, era un stai calmo, non ti ammazzare al primo giro. La gara è lunga, non ti preoccupare. Mi ricordo, non mi posso mai scordare Imola, che fece secondo me un garone. E comunque le condizioni cambiarono ogni 3 giri più o meno. Mi gira un attimo, era tipo il 60° giro, non mi ricordo, era tipo era da quarto, poteva fare podio, mi gira un attimo dall'altra parte, mi rigiro verso il monitor, mi mancava una ruota. Stessa cosa a Monte Carlo, dove Ho partiva terzo e ha visto fatto tutto, jump out. ce l'avevo poco davanti, ho visto una bandiera gialla e attenzione. No, è stato per 2 terzi di campionato, diciamo, esilarante, però ho sempre saputo che aveva le potenzialità anche per essere il più veloce in griglia. Poi secondo me a fine campionato l'ha dimostrato che è quello che di velocità ne ha di più. Però deve crescere ancora un po' per puntare al titolo, secondo me. E a proposito di crescere, poter puntare al titolo, Lele Salva che è ennesima seconda pole position stagionale, seconda ovviamente consecutiva, la prima fila si è ripetuta sempre con dileggio al secondo posto, SDAM un'ottima qualifica in terza posizione, si difende Daniele Play, anche lo stesso Dario, davvero un peccato che questi giovanotti poi insomma un po' li abbandoni nella stagione, un po' probabilmente il tempo, lo studio, cioè il lavoro eccetera eccetera, purtroppo ce li siamo persi, comunque bella qualifica anche per gli esordienti, poi in gara la vittoria di JSport che è riuscito a portare finalmente in alto quel giallo Modena che diciamo da quando c'è stata questa gara non ha regalato tantissime gioie un po' a tutti i piloti nelle varie categorie, ci ha provato un po' la Ferrari con la Proma, una gara andava bene, l'altra esplodevano in quattro, anche le altre vetture ne creavano apposta altre Ferrari e quindi vedete dalle immagini ancora presenti sui nostri social, non avevo messo il like, non si fa, non bene, Tra l'altro, non ci siamo, non ci siamo, che non tra bene, l'altro, ecco. che tra l'altro parlando di safety Prego. car, a L'ha Jeddah causata lui, cioè lui ha l'ho vinta fatto causandola io, esattamente, cioè lui ha sbattuto, ha rotto l'ala, ha fatto uscire la safety, obbligato la sosta, ha messo le soft e ci ha inculato a tutti. Io con lui ci abbiamo fatto ruota a ruota, io ho danneggiato l'ala, partita la macchina, avevo le medie calde, erano calde. Scusate per il bunker antiaereo. No, perché nu? Come mai? No, comunque parlando di safety car, cioè, dico sì, ne voglio di meno, ne voglio di meno, però quella safety car lì effettivamente ho causato la mia vittoria. Esatto, cioè. È stata una delle vittorie più fortunate che ho mai fatto perché addirittura pensavo di stare dietro, poi quando ho visto che nessuno davanti si era fermato, da lì si è aperto tutto. Vince, guarda, l'ho rivista, o sta gara l'ho rivista proprio questo pomeriggio, giusto per così, per passare un po' di tempo, e ancora comunque la casualità di beccare tutto perfettamente, io credo che non riuscirò mai più a fare una cosa del genere, credo che mi sono proprio giocato il jolly. Beh, sì, quest'anno con i cittadini, nonostante il tuo buon padino, a proposito di noi in chat, ammiccate, ammiccate, sarà un disastro, ma aspettiamo le patch di che verranno. Ecco, nu, Ecco. noi abbiamo il tester che fa per te. Fatti fare un video da Jacopo appena esce il gioco. Lui, insomma, ha vinto la Master l'anno scorso col pad. E prende il pad e va su assetto corsa, va velocissimo. Quindi lui ti può dare la prova provata. Va a finire che magari quello è un aiuto che per lui che vuole guidare in un certo modo dà fastidio, magari. Però. Una domanda per JSport, se posso. Prego, come no? Allora, lui ha vinto la Master nell'anno in cui forse il pad è stato più in difficoltà, a detta dei paddisti, perché io non lo sono più. Quindi, a detta dei paddisti, è stato l'anno più duro e ha vinto la Master. L'anno prossimo, il nuovo gioco che si parla un gran bene del pad, pare che hanno introdotto proprio un sistema nuovo. Cosa succederà l'anno prossimo? Secondo lui. Che si compra il volante. In teoria dovevo passare il volante, non quest'anno, ma tra poco, quindi non lo so. Allora, sicuramente per quest'anno non lo so, devo vedere il gioco. Io non ho provato né beta né niente. Neanche io. A sensazione, da come dicono gli altri, addirittura
da un certo punto di vista mi dovrebbe addirittura ancora di più aiutare, perché quest'anno ho avuto tantissima difficoltà quando dovevo aprire gas, e soprattutto sul bagnato quest'anno sono stato molto lento rispetto agli altri anni. Ad esempio anche a Jeddah, adesso che stavamo a parlare di Jeddah, contro Giovi ho fatto una fatica per rimanere davanti che di solito non ne avevo, ma ho fatto anche degli errori quest'anno in campionato, che ho perso la macchina più di una volta col posteriore quando dovevo aprire gas, che di solito non ne era. Parliamo fra quattro gare. Quindi diciamo che se dicono che c'è questo, se c'è questo miglioramento, onestamente potrei anche avere un qualcosa in più, però bisogna capire se poi tutti gli altri si avvicinano, perché io ho la sensazione che, per come stanno parlando, si ritorna al 2020, e se si ritorna al 2020 è un disastro in qualifica, perché eravamo tutti attaccati. Quindi sarà, non so, bisogna provare. Cioè, sì, secondo me non è che sia il mezzo secondo, sarà un po' di adattarsi al gioco, sarà più facile, credo. Cioè, è più facile, però devo dire la verità, poi passiamo alla gara dopo, ci allunghiamo tanto. Devi abituarti al fatto che la macchina ha tantissimo grip, quindi per assurdo, almeno nel mio caso, la sensazione era che non capisci qual è il limite. Cioè, ce n'è talmente tanto che fai difficoltà a capire il limite, quindi a guidarla oltre il limite. Sdem si sfrega le mani perché quando guida sui binari dice: oh, che bello, non devo fare un cazzo nella vita. Ed è per questo che metteremo Portimão in calendario. Non corro. Basta. Molto bene. Ciò che mi preoccupa di questo paddino e questo eventualmente aiuto è che Jay già fa 50 giri con la soft, ora figurati con questo sistema che dovrebbe aiutare a non consumare la gomma. Fa un lock-on di turno, no, 77, più che altro aiutarmi in trazione. Spero che la gomma almeno riesco a tenerla, perché se significa usare tutta la gomma dopo è un problema, quindi è sempre bilanciare le cose, secondo me. Ma vediamo adesso la release iniziale, però anche le gomme sono cambiate. Come detto da Jay, che si vedeva inseguito da Joey, poi che ha ottenuto il primo podio stagionale, il primo podio anche in carriera per il buon Dario, che a Jeddah nella Pro del 2021 pianse lacrime amare proprio per la pioggia arrivata negli ultimi giri, anche quella una gara incredibile. Top 5 per Di Legge, una buona, modesta top 10 per Lopez, che da terzo pilota era andato a sostituire Tukumic o Tals in McLaren. No, Tals era presente. Quindi sì, era andato a sostituire Tals. Era assente. No, era assente. Per via della gamba, touché. E ennesimo flop invece per la salva. Ok, la safety car, ma comunque in generale la gestione della gara Assayi ha sempre riservato qualche brutto scherzo. Il buon Fleming parlava di contatti, ed è il caso di spostarsi in Australia, dove questi fantomatici contatti ci hanno privato dell'esplosione del forum, essenzialmente, visto che le varie peripezie di gara in generale ci avevano portato ad un ennesimo safety car nel finale, dove il buon Luca Flaminio con la gomma soft poteva far puntare al bottino grosso, facendo fruttare questo mezzo, questo pneumatico più morbido, però insomma un contatto proprio all'ingresso della S che dovrebbe essere diventata 9-10, sì. Lo dovremmo star per vedere in questo momento in diretta, sempre sugli highlights su Instagram e sempre qui, che io non metto like, sono una persona orribile. E niente, in Australia, come si dice, ho fatto una cazzata e quindi c'è niente da dire, ho fatto una cazzata. Non era neanche pressione, perché ne avevo talmente tanto, che ho proprio avevo talmente tanto più grip che Jacopo ha frenato molto di più di me. Cioè, nonostante fossi interno, potevo frenare molto più tardi di Jacopo, che ha impostato la curva normale, quindi mi ha colto completamente di sorpresa tutta quella velocità che riusciva a portare. La solidità del posteriore Ferrari, e poi però bisogna dirlo, fra tutti i casini, gli incastri, le cose, sono comunque riuscito ad arrivare terzo. Cioè, la male che va, ho detto, sono arrivato davvero. Effettivamente una qualifica che regalò la prima pole position in stagione per Dead, e lei le salva per la terza volta consecutiva in prima fila. Un Z Pro Mauro che si presenta nella parte di classifica alta, quindi complimenti Mauro, cominciavi anche tu ad ingranare. Credo fosse anche una delle prime gare dove la connessione perlomeno ti fece correre qualche giro. Piano piano avevo capito dove era il problema della connessione, quindi tipo dopo Jeddah i problemi diciamo che erano risolti, laggavo molto di meno,
Agendo ho aperto il terzo posto, quindi ora non mi ricordo in Australia a che posto sono arrivato, però in Australia sono arrivato a muro, quindi vado a In sud, però Australia sì. vabbè. Niente. Perlomeno sotto la bandiera a scacchi, comunque, al netto delle poi penalità post-gara. J-Sport, seconda vittoria stagionale, quindi 2-1 nei confronti di Lecce. Buon Flaminio al secondo posto. E Marco Ganu, che parlavamo di piloti chilometrati, effettivamente c'è da segnalare un Marco Ganu ogni tanto sporadicamente. Pardon. Il buon Ametrano, che alternandosi con il lavoro è riuscito a mettere insieme delle prestazioni decisamente notevoli. Quarto posto in qualifica, poi in gara anche lui disperso, diciamo, poi i vari svarioni. Con la safety car hanno decisamente rimescolato le carte. Andiamo avanti, e la Master League torna ad Imola per la seconda volta nella storia. Per quando, no, credo abbiamo corso nel 2013, quei primi anni non ho memoria, non c'ero. Wow, credo di no. No, no, Erano no, no, piste mai corsa. classiche, non credo ci fossero nell'online. Esattamente, bravissimo. Quindi per la seconda volta la Master League arriva ad Imola, e per la seconda volta, secondo anno consecutivo, c'è la pioggia a creare ancora più difficoltà ai piloti lungo il circuito del Santerno. Essenzialmente tutti in treno, tranne un Daniele Pre, che, come stiamo vedendo, creò molto scompiglio, anche qualche situazione un po' più tesa all'interno del paddock. Insomma, la giovane età del buon Daniele, diciamo, non l'aveva portata ad avere troppi, nemmeno Era amici, anche perché diciamo, era una gara tenevano giù dove quando. mi ricordo, i ragazzi se lo ricorderanno, il tempo era molto variabile. Da un punto di vista, è una gara che ci diede l'opportunità di vedere quanto era migliorato il passaggio delle gomme, cioè potevi rimanere in pista anche quando il DRS veniva disabilitato e viceversa. Provare ad aspettare con delle gomme da asciutto o con delle gomme intermedie, magari perdendo tempo perché da lì a poco avrebbe ripiovuto di nuovo. Molto bello. La gara di Daniele era ancora più complicata perché aveva caricato molto la macchina e quindi nelle situazioni di bagnato andava il triplo di chiunque, ma non andava nel dritto, quindi doveva fare i sorpassi nei punti impossibili perché andava fortissimo. Viceversa, poi sull'asciutto le cose cambiavano e quindi Daniele chiaramente si è trovato nella condizione non solo di dover fare sorpassi impossibili e farli sul bagnato, ma poi di vendersi anche strenuamente sul rettilineo e sull'asciutto. Quindi situazioni su situazioni, mi ricordo. Ricordo tante dispute con Raffo Idex e Tals. Si segnala la pole position per Seta Pro Mauro, prima fila tutta Ferrari, perché insieme a Mauro scattò il buon Jacopo, poi di nuovo lei le salva ancora nella top 5, via via tutti gli altri con un ennesimo buon piazzamento per Antonio Tori. Troviamo Tals che, insomma, con il ginocchio un po' alla volta cerca di tornare a fare i chilometri anche lui. Daniele Pre, che scattava dalla 15ª posizione, ci ha detto Luca, un setup estremamente carico, lo ha portato a fare tanti sorpassi nella prima parte di gara, quando ancora era bagnato, se non vado errato, anche addirittura da full wet si è partiti. Anche dopo si è ribagnata la pista, ha fatto intermedia, poi siamo tornati asciutto, bel casino. E poi transitare per. Addirittura Prego, inizio gara safety car per troppa pioggia, mi prego. ricordo. Io sta Mi cosa me la pare di ricordo. Safety sì. car per troppa pioggia, me la ricordo bene. All'improvviso non si vedeva niente ed ero secondo. In definitiva, a transitare il primo sotto la bandiera a scacchi di Lecce davanti a J-Sport e Giovi, che ritorna sul podio. Daniele Prego ottiene una top 5, un buon piazzamento anche per Dede, che sempre espresso un'ottima velocità in qualifica a tratti singoli nei giri, non alla lunga purtroppo sul passo gara, e soprattutto anche con un po' di sfortuna che ci si è messa. Andiamo per la prima volta ad Imola per quanto riguarda i campionati FIT. Benvenuto a Miami. No, rischiamo denuncia anche qui. Come... Chi si Sono le immola per 22 per Miami? tutti. Miami, ricordo un ultimo giro di lotta con Raffo. Non ricordo se però Luigi o Jay. Forse Jay. Luigi, ricordo Io un disastro con Zeta Promauro che si era spenta mi la bandiera. ricordo Mauro che ha fatto si trasforma in un razzo missile, ma non proprio No, con là è successo che Luigi sa qualcosa. ero sul Non rettilineo rilascio ad un commenti, è meglio, certo non rilascio commenti. ad un certo punto le cuffie si spengono, quindi non sentivo né macchine, non sentivo niente. Mi sono distratto. Il tempo di capire che cosa era successo, mi sono trovato addosso a Luigi. Proprio su Luigi, poi. Questa Può pensare che l'ho fatto apposta, ma non l'ho fatto apposta. E poi posso aprire anche una piccola parentesi io. Allora, siamo partiti, io mi sono trovato terzo,
terzo, e qualcheduno è crashato e abbiamo dovuto rifare la lobby. E lì per lì, no, lì per lì mi sono partiti i neuroni. Abbiamo finito anche un orario abbastanza indecente. È stata la prima delle tante maratone che abbiamo fatto quest'anno. Peraltro fu una qualifica assurda, perché la pole di Le Salva era 27.011, 16 millesimi sul Raffo Idex, che ne aveva tipo scarsi un mezzo decimo su di me, e io 2 millesimi davanti a Sdem. Eravamo 3 in 76 millesimi, 4 in 76 millesimi. Sì, tutti nel decimo del 0.11.087. Sì, a transizione il primo, come detto in precedenza, con la lotta, era con J-Sport, l'abbiamo anche visto nelle immagini, tra Raffo Idex e J-Sport, l'ennesimo podio per il buon Luca Flaminio, poi Stemma Metrano, Lele Salva, che purtroppo prosegue in questo suo, che credo sarà, in realtà poi con lo staff ne aveva parlato per altri motivi, però diciamo non ha aiutato, ecco, il proseguo della stagione, magari anche la stessa voglia di allenarsi, vista la grande velocità espressa in qualifica, ma poi in gara davvero non è andata dritta una. Dopo 5 gare andiamo in Spagna, quindi su una pista tecnica, e per la prima ed unica volta abbiamo visto in questa configurazione, visto che per l'anno prossimo ricambierà, effettivamente non ci sarà più la chicane, abbiamo fatto questo tornante più lungo, abbiamo abbandonato il tornantino. Pole position per il buon Stem, la prima pole stagionale. Simo, cominciavano, vedi, le piste tecniche dove si gira. No, è una pista che serve più assetto carico, lo sapete meglio di me che io il piede ce l'ho pesante, quindi preferisco avere la macchina con più carico, e quindi mi sono trovato molto, molto bene in qualifica. E quando ho fatto la pole, Taz, Tia, Lorenzo, che erano in party con me, si sono messi anche a ridere. Taz mi ha detto, lo vedi che se fai la qualifica agli ultimi secondi del tempo della qualifica riesci a fare il miglior tempo perché la pista è più gommata? Sì, solo che io me ne fregavo sempre, ecco, è quello che è un po'... lo facevo un po' arrabbiare, ecco. È una arrabbiatura, mettiamola così, che c'è stata poi magari anche nel prossimo della gara, visto che stavamo vedendo questo triple onboard sempre pubblicato sulla nostra pagina Instagram. Oh, sì. Tra te e le due As, tra te e le due Alfa Tauri, Raffo Idex. Cioè, più che altro, cioè, non pensavo che si buttasse lì, ecco. Poi ho cercato di evitare il contatto. Perché si è buttato lui? E tu che hai attaccato all'interno? Ah, io sono attaccato. Non me lo ricordo. Mi scusi. Non me lo ricordo. Avvocato. Allora, aspetta. Ah, sì, è vero, sì. Ma mi era buttato lì. Mi era buttato lì perché dal nervoso vedere che uno mi continuava a pressare e poi perché sul dritto non ne aveva, io anche stupido che ho detto, ma cioè, se non ne ha sul dritto lo passo sul dritto, cioè lo faccio andare, però lui c'ha avuto sempre questo vizio qua di stare sempre attaccato un decimo, due, sempre da qui fino agli anni passati è sempre stato così. E poi dove è andata come andata, ecco, peccato, però pazienza, rientra in quel lavoro psicologico che doveva fare Sciumi. Ma più che altro l'ho persa la gara ai box, perché io sono entrato con di legge, e anzi con una Metrano, e entrando ai box è entrato anche di legge, e io sono partito, ovviamente a Metrano è uscito davanti e mi è passato pure Luigi davanti. Vabbè, questo è il gioco, questo signori era Formula 1 22, speriamo che nel 2023 sta cosa sia migliorata, ecco. Ale, Gallians, un terzo di stagione con la Spagna se ne va con la vittoria di Dileggio, quindi si va sul 3-3 essenzialmente. Podio per Metrano, bene anche Dead, Raffo Idex, Stem in quinta posizione. In qualifica segnala la prima fila per Mattia Metrano, un Lele Salva sempre lì, però poi in gara davvero non va. Quindi Gallians, un terzo di stagione andato, immaginavi insomma già un duello a due, o effettivamente magari
tra questi vari interpreti che abbiamo visto, Stemma, Metrano, lo stesso Raffoidax ogni tanto, Dead, Lele Salva, pensavi ci si potesse inserire un terzo? Sinceramente pensavo che almeno uno tra Lele Salva e Raffoidax avrebbe potuto insidiarsi nella lotta. Invece paradossalmente questa gara qua in Spagna è stata quella che ha un po' delineato i valori in campo, non del tutto ovviamente perché Jay in questa gara si è ritirato, però ha vinto di legge, Sdem ha fatto la pole, a Metrano ha fatto una prestazione comunque ottima. Aspetta, Ale, non mi sono ritirato, ho distrutto Luca. Di nuovo, scusa. Parte 2. Quindi chiaramente l'unica, no, volta, l'unica volta che mi ha lasciato passare, mi sono girato. No, no. In carriera gli errori di Jacopo io le conto sulla punta di una mano, neanche. Dopo 22 giri ho detto vabbè, lo faccio andare perché apro giusto la parentesi, era stato inizio di gara forsennato. Cioè eravamo in 7 ad inseguirsi al 9 decimi, 8 decimi, 7 decimi, 5 decimi, un gruppone di 7. E quindi dovevi giocare di strategia, vedo, lascia andare, inutile perdere tempo, aggancio a lui, perché sennò mi ammazzo. Ho appena l'ho lasciato andare, mezzo giro. Mi si è girato. Che non si è girato. L'ha persa e l'ha recuperata. E a quel punto mi ero alleggerito. Quando poi l'ha ripresa, l'ha ripersa di nuovo e la. Addios. Mi ero confuso con l'incidente dell'Austria che vedremo più avanti, effettivamente è stata una carambola molto sfortunata. Comunque sì, invece anziché essere Raffoidax, ecco qua. Rigorosamente censurato. Infatti, come dicevo prima, un grandissimo Mattia Metrano che paradossalmente diventerà lui in un certo senso il terzo incomodo nonostante i suoi impegni, quindi già si sapeva che comunque non avrebbe corso tutte quante le gare. Molto bene, il Brandoni dalla chat, pole position per Ferrari, per car numero 50 Le Mans, seconda posizione per Giovinazzi con la 51. È un bel progetto, cioè leggevo c'era anche che sono 24 però... ore. Mo' vediamo. Vassoio ha fatto la macchina giusta al cambiato sbagliato, mannaggia la miseria. È che sta tutto nella stessa fabbrica, quindi se confondono i pezzi è un attimo un bordello. No, per essere nuova arrivata, ragazzi, cioè è oro colato, eh. Assolutamente sì. Ci trasferiamo a Monte Carlo con una falsa partenza del buon Stem, qui addirittura gli Elites, era una gara che avevo seguito, quindi qualcosa di pronto già ce l'abbiamo anche per vedere, insomma, schermo intero. Il tornantino dell'Oves, via via le vetture che affrontarono il Gran Premio di Monte Carlo con il ritorno alla vittoria di Dileggi, tra l'altro una delle ultime gare prima della pausa natalizia, una bella botta qui da parte del Tia Prince, miracolato nel non ritirarsi, urca che paura, fortunatamente il chi è che fece lo stesso incidente? Gasly? Qualcuno fece un incidente identico? Credo in Formula 2 l'anno scorso un pilota, me lo ricordo uguale ma non mi ricordo chi era. Pubblicarono pure la clip su Sky, sul canale YouTube, tipo, era girata per un momento. Ecco, però non ricordo se anche in Formula 1. Sì, sì, sì. Comunque, Monte Carlo regala sempre caos, e soprattutto al buon G-Sport, come poi chiacchieravamo per quanto riguardava Jeddah. Non fu. Anche a rivederle queste immagini creano sempre un po' di pathos, nonostante magari già sai come va a finire. Diciamo di G-Sport, andò bene. Poi Monte Carlo, seconda posizione alle spalle del buon di legge, terzo incomodo, come diceva il buon Gallians, Mattia Metrano, che cominciava a distinguersi almeno quelle volte che riusciva ad essere presente in pista. Lotta qui arrembante tra buon Talz e Giovi. Talz, fa piacere anche ritrovarlo in pista ed anche in top 5. Slam, davvero una serata da dimenticare per il Drive Thru e questo lungo alla staccata del Mirabò Alto, dove abbiamo anche la clip dove rientra i box. Ne si interrompono i sogni anche di Raffoidax Sport. No, a Monte Carlo andò proprio lì sulla piazzola, diciamo. Io credo che comunque la clip di Simone al Gran Premio Monte Carlo è una di quelle che mi ha fatto più piangere dal ridere. Veramente. Perché poi il bello, io non ho neanche urlato, cioè io ho fatto così con la bocca, non ho urlato, perché cioè la rabbia che c'avevo dentro dalla partenza, che poi io ho premuto la marcia e è partito così da solo, lo stavo tenendo premuto con una forza che ed è partita da solo. Poi Monte Carlo deve andare così. L'anno scorso entra in box con Stefano Canino davanti e mi blocca tutto.
E vabbè, ed è andata così, fratelli, mi spiace. Tra l'altro mi ricordo Luigi che stava tenendo le redini del gruppo dove c'era Raffo Idex con calma e sangue freddo. A 3G dalla fine, pam! Sì, praticamente eravamo tutti in party e diciamo cercavo di tenere un pochino la situazione calma, perché i muri sono vicini, le velocità comunque sono alte. E però Raffo Idex voleva a tutti i costi la vittoria, e sebbene a Metrano fosse in party con noi, chiedevamo calma a tutti, lui decise poi a, mi sembra, al Mirabeau basso. Al, no, al Mirabeau sì. Alto. Lo stesso, ah, no, scusa, al sport, Mirabeau alto, sì. Poi giusto. Al Mirabeau alto l'ha messa al muro. No, l'ha messa al muro e poi paradossalmente a Metrano, che ha fatto tutta una gara, 78 giri in testa, si è visto praticamente revocare la vittoria nel post-gara. Però io ringrazio, diciamo che quel periodo lì prima della sosta natalizia per me è stato un periodo molto molto positivo, forse il migliore di tutta la stagione, perché ero competitivo un po' dappertutto e le cose diciamo che non giravano male, cosa che poi più in là insomma abbiamo visto che sto trend cambierà un po'. Cambierà il trend, non cambieranno credo diciamo le lacrime versate al buon Lopez, che i calendari buttati giù dal buon Sciuvi, perché si va a Portogallo, ma la gara era stata posticipata e quindi dovrebbe essere un recupero e insomma doppio ritiro per la McLaren, che stiamo vedendo in questo momento in sovrimpressione. Sciuvi quanto tremato di ambo le case. Quel giorno fortunatamente non era in party, proprio perché era un recupero, e quindi credo che non c'ero, mi sembra. Però erano due errori molto diversi, ecco. Quello di Tals, se non mi sbaglio, fu un po' di... la persero un po' nella stessa zona di pista, però Tals finì a sinistra e Simone finì a destra. Diciamo che il ragazzo che c'ha la mano in fronte avrebbe anche potuto stare un po' più attento, perché stava guadagnando tipo mezzo secondo a giro con gomme più nuove. Era una di quelle situazioni di gara in cui tu dici può crescere molto, perché è tutto sotto controllo, sei più veloce in pista, anche grazie alla Merkel. Però devi, cioè, capito, devi. Sono quelli i momenti in cui devi stare ancora più attento, perché è tutto sotto il tuo controllo. Tals invece, vabbè, era in un campionato dove non si giocava nulla dopo la vittoria della Sport dell'anno scorso, quindi un po' più scialla, diciamo, perciò se devo tirare l'orecchio a qualcuno in quel caso sicuramente a Simone. Sì, quello di Tals diciamo fu più un overreact, anche perché era in scia, stava cercando di effettuare un sorpasso verso il rettino principale e generò una situazione incredibile, perché andò a sbattere con il posteriore, l'ala danneggiata. Gallians fu premonitore in quel caso, perché sapeva già alla fine che avrebbe fatto il botto, ovvero continuare a girarsi da solo, insomma, andare in testa coda rimanendo in mezzo alla pista, e generò anche l'ingresso di una safety car che ricompattò il gruppo, diciamo mise un attimino i bastoni tra le ruote a casa J-Sport, visto che insomma, Portogallo, sebbene Luigi ci abbia provato, sì, io dico sempre che lui c'ha la residenza lì, perché nonostante io avessi montato una gomma tutto conformante con la sua, il gap che c'aveva era talmente clamoroso, ma su tutti, che il risultato peggiore per lui poteva essere comunque la vittoria, perché indipendentemente dalla gomma che c'aveva riusciva ad andare fortissimo da subito, non c'aveva problemi di temperature, ovviamente il consumo su quella pista non era altissimo, quindi lui che insomma già c'ha un marchio di fabbrica sulla gestione gomme non c'ha avuto quel problema. E mi ricordo quella fu una gara tosta, allucinante, a livello dura psicologicamente, perché io ho provato di tutto con la gomma più morbida, ma lui con la gomma più dura, leggermente più usata della mia, era comunque più veloce. Lì sapevo di dovergli lasciare 7 punti, infatti non ero troppo triste, l'ho accettato e l'ho messo subito alle spalle, perché cioè, si sapeva che lì era territorio di conquista suo e basta, cioè non c'era altro risultato lì fuori della vittoria sua. Allucinante, allucinante poi il fatto, perché comunque
siccome era un recupero, è stata una gara abbastanza fondamentale anche per mettere un po' di pressione per il campionato, dopo vedremo anche perché, ma quella battaglia lì è stata tosta. Sì, le McLaren ci avevano messo un po' il loro, perché chi per uno chi per un altro due volte avevano ricompattato il gruppo nel momento che non mi serviva. La prima con Talz, quando eravamo solo io e Simone, con Luigi molto staccato, e la seconda quando io avevo le hard con Simone davanti con le soft che non stava andando via, e quindi sapevo che prima o poi dovevo andarlo a prendere. Diciamo che gli ultimi 30 giri sono stati quasi una specie di Amar Cord del 2021 con Mattia, che nella quale io ero sempre stato più veloce, ma mi aveva fregato perché c'aveva la gomma più morbida, io avevo la gomma più dura, ed è stata esattamente la stessa cosa con Luigi, solo che con Luigi sapevo che l'unico modo per cercare di vincere era cercare di rispondere subito. Ma abbiamo fatto 3-4 giri ruota a ruota in tutti i punti, in una maniera aggressiva ma corretta, e bellissima da vedere, e questa volta ce l'ho fatta pure io. Ma ripensandoci, stavo per perdere la gara come avevo perso l'anno prima allo stesso modo, nonostante io fossi più veloce in gara, quindi è stato un bel rischio, una bella gara, e in seguito è stato comunque importante, perché comunque era una gara nella quale avevo vinto nello scontro diretto con Luigi, che tanto eravamo noi due che ci giocavamo il titolo, quindi comunque siccome lui mi aveva battuto a Imola, io l'avevo battuto a Portogallo, comunque era anche un po' una sorta di rivincita, insomma, anche perché altre gare eravamo molto vicini, quindi è stato un bel duello, una bellissima gara quella di Portogallo. Beh sì, per abbattere Jay ho visto che a Portimao stanno testando delle catapulte, lanciano le Porsche direttamente, quindi potrebbe essere un sistema utile per il futuro. E effettivamente stiamo andando anche negli race, davvero una bella gara. Ho visto tutto. Fleming che si muove le Porsche girate davanti, non soltanto le Porsche, ma Manuel Juve, che era alle prime gare, si stava davvero purtroppo mi sono girato nel tentativo di un sorpasso a tre, sì, che fossimo in ripartenza dalla safety, sì, io Luigi a scavalcare Tia Prince. Chiaramente non potevo spostarmi troppo e alla fine lo spazio era quello che era. Molto bene, allora vittoria come detto quindi per J-Sport in quella del Portogallo davanti al buon Luigi Di Leggio, dopo davvero una splendida gara. Torna sul podio il buon Zeta Promor, poi Giovi ed Ametrano a chiudere la top 5. Andiamo avanti perché dopo il Portogallo arriva la Gran Bretagna, qui devo recuperare qualcosa tramite Instagram, dove ci sarà sicuramente l'ennesimo posto alla quale non ho messo like. Scusate, mettevo like solo alle vittorie di Lopez, che è un disastro. Non va bene. Sì, Instagram. Su Instagram effettivamente c'è il momento del devasto totale, ovvero la disconnessione del buon Luigi Di Legge. Una gara anche lì era trenino tra Stem, J-Sport e Di Legge, e quella disconnessione fu fatale, ovviamente, cioè fu proprio un problema del quartiere elettricità, non una disconnessione della tua linea. Sì, entro a gamba tesa, scusa anzi, grazie. No, praticamente c'era il temporale fuori, stava cascando il mondo e io già ero in dubbio proprio sin dall'inizio della gara, sapevo che prima o poi sarebbe successo, cioè finire quella gara era impossibile, lo sapevo, perché fulmini, tuoni, saette, quindi la possibilità che potesse saltare da un momento all'altro era alta. Il problema è che quella gara andavo forte e nelle situazioni di gara che poi si sono create con il contatto, mi sembra tra Stem e Jacopo, no tra Ametrano sì, e Jacopo, scusate, era appena uscito dai box con Ametrano, con Jacopo che ha preso penalità post gara, con Stem che aveva secondi di penalità per taglio curva, quello per me è stato un turning point che purtroppo, soprattutto adesso a posteriori, anche se l'avevo capito già a caldo, mi è costato credo il 70% del campionato, perché erano 25 punti con un guadagno molto importante su Jacopo. E diciamo che quella sera
ero già consapevole di aver perso un'occasione più unica che rara, e la rabbia era tanta, però allo stesso momento non è stata una cosa che dipendeva da me, quindi diciamo che ho provato a mettermela subito alle spalle sin dalla gara dopo, però diciamo che il colpo dopo Silverstone psicologicamente l'ho avvertito, non è stata proprio più la stessa cosa, perché avevo perso, diciamo, seppure al giro di boa era già secondo me un match point importante, perché creava un distacco abbastanza corposo tra me e Jacopo, che sarebbe stato un pochino più difficile da recuperare nelle gare successive, cioè avrei potuto gestirla in maniera un pochino diversa, ecco, mettiamola così. Sì, fu davvero un anche il cambio del momentum effettivamente di quel giro, perché appena c'era stata questa disconnessione Jay attaccò Stam, da lì si mise a martellare, però come hai detto nel post gara arrivò questa penalità per il buon Jakub, la vittoria, quindi la prima in stagione per Stam, anche la prima effettivamente in Master League se non vado errato, diciamo per celebrarla in pista non dovrà aspettare ancora troppo. Andiamo avanti, andiamo in Austria, Red Bull Ring, A1 Ring, leggevo che si riorganizza il torneo, il campionato di Formula 1 Nazioni, probabilmente più una così, un articolo per fare qualche click facile. Andiamo in Austria, quindi è noto un qualche numero in meno a livello di iscrizioni, di piloti presenti in pista, qualche assenza, diciamo, questo è sempre un tema che purtroppo corsi e ricorsi storici, purtroppo qualunque cosa si cerca di fare anche con il gioco, se è perfetto o non funziona nulla, l'abbiamo sempre visto nel corso delle stagioni. Ennesima pole position per Di Regge in quel dell'Austria, davanti a Metrano, Stam, Manuel Yui, continua davvero ben figurare. L'Austria essenzialmente la ricordiamo per quel devasto all'ultimo giro che ha annunciato in precedenza il buon Gallian. Aiuto. Beh no, il devasto all'ultimo giro è successo con Di Legge che ha fatto il sorpasso su Stam, l'incidente di J-Sport era avvenuto prima, mentre qualche poteva tranquillamente giocarsi la vittoria. E comunque, per rispondere al fatto dei pochi piloti, sì, eravamo soltanto 11 quella gara lì, ma direi che ne abbiamo viste come se ce ne fossero stati 40 di piloti, quindi meglio pochi ma buoni che tanti ma poco buoni. E allora direi di andare direttamente a quest'ultimo giro, mentre qualche clip che mi ricordano che il buon Luca Flaminio si avvicinava a quota 200, eccoci qui con il devasto Manuel Yue che andò in testa coda in uscita da curva 7, purtroppo a Metrano non riuscì ad evitarlo, Jay travolto anche da Marco Gano, ed io sono sempre felice di vedere Flaminio che passa con la pancia di là dentro piano piano sui detriti e dire no, non voglio bucare, per favore. A Metrano invece che tira dritto senza problemi, è un'immagine notevole. E poi andiamo direttamente all'ultimo giro con un duello spettacolare tra il buon Stam e Di Legge, qualche ruotata tra Gano e Flaminio che insomma se le suonarono di santa ragione. E poi ragazzi, abbiamo un ospite, c'è un ospite, c'è Leopoldo. Leopoldo il mitico, buonasera avvocato. Abbiamo la riunione che c'è la partita dell'Italia alle 11, ecco perché acceleriamo. L'abbiamo visto insomma questo splendido arrivo con un ruota lotta, anche grande controllo in sovrasterzo da parte di Stam alla penultima curva, vittoria quindi di Legge davanti a Stam e Flaminio che torna sul podio, Lopez che è al quarto posto, una Master League incredibile, ma come detto quel devasto finale all'ultimo giro. Si va in Ungheria con Flaminio che raggiunge quota 200, è sempre presente sui social nel video celebrativo, purtroppo non siamo riusciti a farlo per Alessi, ero impegnato in quel periodo, recupereremo per l'inizio della prossima stagione. Ungheria ricordo un diluvio in realtà, e fu una gara, mi pare abbastanza noiosa, non voglio, la vado a rivedere se abbiamo qualcosa sui social, ma non ricordo troppe cose, ecco. Lunghissima, sì. Io me ricordo La gara è stata noiosa. Il problema è che per me è stata stressante. Pure sbagliato. Fu una gara devastante per Jay sul bagnato, perché di solito siamo abituati a dire: ah sì, Jay Sport è un fenomeno sul bagnato. Invece ricordo tanti errori. No, fu una gara difficilissima. Non ho mai capito esattamente, ma forse a posteriore ho capito perché facevo tanta fatica. Ma non ho mai avuto quel feeling sul bagnato quest'anno. Come dicevo prima, non ho avuto quelle stesse sensazioni. E la cosa positiva di l'unica cosa positiva di quel Gran Premio era il fatto che comunque eravamo in due e il resto era molto indietro. La cosa negativa è che io non riuscivo a stare in pista, e fatto sta che poi ho fatto un errore, anzi due errori gravi,
La prima ho dato la posizione a Luigi, la seconda la stavo dando pure a Tals. Ma era un momento, ma è stato un periodo del campionato per me molto molto frustrante e difficile, perché oltre a quell'errore che diede la vittoria a Luigi, la stessa Austria fece due errori sciocchi, uno sul cambio gomma e un testa coda che mi riportò dietro, poi dopo c'è stata tutta la carambola, ma non dovevo stare lì in quel momento. E anche la stesso Silverstone, mi ricordo, sì, ho vinto, ho superato Simone, sono andato a vincere, ho preso penalità, ma non avevo sfruttato pieno il problema che aveva avuto Luigi. Diciamo che erano state tre gare frustranti e soprattutto avevo perso tanto anche fiducia, perché non riuscivo più ad ottimizzare quello che volevo, e quando dovevo ottimizzare sbagliavo. E il punteggio che avevo di vantaggio su Luigi sarà sgretolato, tant'è che in Ungheria Luigi mi passa davanti, perché io faccio l'errore e Luigi mi passa davanti nel piloti e perdo la sì, forse quello è stato l'apice mio, perché da lì è iniziato il crollo. Però quella gara, non la ricordo, è stata piuttosto anomala, perché mi aspettavo sul bagnato che tu scappassi via. In realtà dopo pochi giri, quando vedevo che eri ancora lì, non mi tornava la situazione, perché di solito sul bagnato tu eri tanto più veloce. E allora provai la tattica, diciamo, della pressione stretta, pressing asfissiante, diciamo, per tutta la gara, e pagò a circa 10 giri dalla fine con l'errore, diciamo, all'arrivo del T2. Quella fu una gara importante perché inaspettatamente avevo recuperato tutto il distacco in classifica, però allo stesso tempo segna l'inizio del crollo. Perché quella ad oggi resta l'ultima vittoria che ho fatto, perché da lì in poi non sono più riuscito a stare sui tempi, sulla costanza, sul rendimento che avevo avuto fino a quel momento. Forse ero entrato in gestione con la testa, non lo so, sta di fatto che da lì non ho più vinta una, e quindi diciamo le cose si sono un po' incrinate, e nonostante la leadership in classifica non ero più efficace come prima. E c'è chi ha detto buonasera, buonasera, mentre che Luigi diceva T2, e chi mente, visto che nel mentre stiamo rivedendo anche il 200 volte Flaminio, quindi c'è stato quel momento della polla a Monte Carlo 2019. Direi che possiamo proseguire e passare oltre, insomma, rimaniamo ancora in Europa, perché di gare europee fortunatamente quest'anno sono state la maggior parte, visto il calendario ridotto a 18 GP e anche un... Meno male! Com'è, Luca? Meno male, un po' di pista, ecco. Ci spostiamo allora in quel del Belgio, con anche qui un master show per quanto riguardava Tals, che si esibì in due grandissimi doppi sorpassi, con anche il buon Matteo Pittaccio. Gli auguriamo di divertirsi in questa ennesima 24 ore di Le Mans, e era il commento di questo Gran Premio del Belgio, anche lui si divertì, quindi ha fatto piacere dare soddisfazione al buon Matteo, per poi, diciamo, un allenamento, un riscaldamento per poi ciò che gli sta toccando quest'anno su Sky, con la vittoria sempre di J-Sport in Belgio. Fu anche lì una gara preoccupante, diciamo, per i sogni, le speranze McLaren, perché arrivò la disconnessione per Stem ancora una volta quando era in prima posizione dopo Olanda, anche qui in Belgio, e eravamo verso la metà di gara, quindi addirittura, scusate, insomma, le scenette di Stem sono diventate popolari sui social, c'è stato Gaudio abbastanza mistico, aveva fatto la strategia perfetta, cioè gli si era messa perfetta la strategia. Io non me lo ricordo nel preciso, io anzi, se devo essere sincero, Belgio è una delle gare in cui non ho la più pallida idea di quando sono partito, cosa ho fatto. Mi ricordo soltanto che sono crashato perché mi era andata via la luce e sono venuti giù, e tutto è venuto giù, perché poi dopo 20 minuti mi è ritornata, però c'avevo voglia di riattaccarmi e rimettermi online, perché veramente ero veramente amareggiato, arrabbiato, avevo pure lanciato una sedia, avevo spaccato una sedia, tutto, perché veramente ero davanti, quando succedono queste cose a me mi fanno veramente partire i neuroni in una maniera incredibile, quindi che devo dare.
Amici da casa, ricordate queste, è importante ricordarvi quando sentite queste storie che avete bisogno di un antistress, che sia una bottiglia, che sia un peluche, fatevi un antistress. Io non ce li ho, quindi non fate come me, o meglio, io sfogo su me stesso perché esagero, no? In esagitazione. Ma della chat Sdem che ti invita a pagare le bollette comunque. No, no. Ce le pago, però è quello. Sono loro che però mi fanno gli scherzi, ecco. Dopotutto, perché no? Perché non dovrei disconnettere l'ora che sta correndo? Molto bene, Mauro. Zeta Pro Mauro si segnala in top 5 in quel del Belgio. Un comunque piazzamento importante sempre davanti a Ganu nella maggior parte delle occasioni, in ottica anche costruttori, anche per coinvolgere un po' Mauro che l'abbiamo lasciato solo. Diciamo che la Spa è stato una botta di culo fare il quinto posto, perché passo non ne avevo già dalla settimana di prova con Jay, quindi ho cambiato tipo 5 setup in una settimana. L'agonia di quella settimana di Mauro io non me la scordo, non capiva perché non andava, l'agonia. È stato un po' un trauma quella settimana, però per vari episodi sono riuscito ad arrivare in top 5. Io ho un aneddoto su Mauro. Dimmi. Perché se non mi ricordo male, Mauro più o meno in quel periodo lì aveva cambiato pedaliera. Quella pedaliera però che ha comprato non l'ha mai utilizzata, perché ha iniziato ad andare forte con quella che ci ha avuto dall'inizio della stagione. La seconda parte di stagione la pedaliera, Mauro, la pedaliera l'ho presa tipo a aprile. Mi sembra verso Spa. No. Sì, più no, era tipo verso Spa. Forse prima gennaio. Febbraio così. C'è stato un meeting in Ferrari su questa cosa, alla fine si è deciso di rimanere sul progetto vecchio e concentrarsi sul nuovo per la stagione successiva. Sì, perché stava cominciando da forte, quindi anche qua è arrivato il progetto nuovo, aspetta, va, aiuto. È arrivato il progetto nuovo, però manca il volante F1, mo raga, la pecunia. Oh, rotto per rotto. Allora, 8 newton metri l'abbiamo portato, il kit dai ragazzi di 3D Rap, che ringraziamo sempre di sponsor delle file, arriva, mo un po' alla volta. No, sulla pedaliera ho avuto sempre il dubbio, sapevo che era dura come pedaliera per premere il freno, quindi se devo perdere il feeling in frenata per la pedaliera nuova e aspettare 2-3 mesi minimo che mi abituavo alla pedaliera nuova, ho deciso di continuare con la vecchia e rimanere su, diciamo, un buon livello. E allora ci spostiamo in quel dell'Olanda, dove di nuovo si ripete questa lotta tra Ferrari e Williams, con 4 di queste vetture all'interno della top 5 in qualifica. Una partenza l'abbiamo vista anche in questo momento tra gli highlights, con il buon Zeta Promoro che andò direttamente ad attaccare Marco Gano, una gara che poi fu sconvolta a centro gara, a centro della distanza di gara, intorno al 20° giro, da anche l'arrivo della pioggia, e quindi scombussolò ancora le carte. Ma lì davanti rimase la lotta tra Ametrano di Legge ed il buon J-Sport, che essenzialmente battagliarono fino al termine delle tornate. Una gara dove andò a vincere Mattia Metrano, quindi la prima vittoria stagionale, a ripartenza del safety car che stiamo vedendo in questo momento con J-Sports, sempre molto complicata sulla parabolica all'ultima curva. Metrano davanti a J-Sport di Legge, Flaminio, Manuel Juve continua a piazzarsi bene, e poi di nuovo Zeta Pro Mauro questa volta in sesta posizione. Si segnala anche Speri, giusto, aveva cominciato anche lui a fare da terzo pilota. Il Tia Prince non l'abbiamo nominato molto, però comunque anche lui ogni tanto è riuscito a raccogliere qualche punticino, una stagione difficoltosa per lui. Sempre Lopez che come terzo pilota, ed anche Profilo, Matteo Profilo, a rimpolpare, diciamo, la griglia di partenza della Master League. Andiamo oltre, poiché siamo agli scoccioli. Segnalo uno, prego. Per me dei candidati al sorpasso dell'anno. Giusto, io su Manuel Juve, sì. Nel rettilineo opposto alla Tarzan.
Giusto, l'abbiamo messo da parte anche quello la top dei sorpassi. C'è tutto sul sito anche www.formulatalenti.com. Dobbiamo fare troppe cose ed il tempo è sempre meno. Dopo l'Olanda ci spostiamo a Monza in Italia con la pole position, essenzialmente la prima fila che si ripete. Poiché... la gara più pallosa della mia storia da pilota, giuro, raga. La più brutta che ho mai corso. Una noia anche... mortale. C'è stato l'esordio anche di Cesco, però ha dovuto abbandonare per problemi di lag. Dopo un po' la direzione gara l'ha dovuto fermare. E arriva la prima vittoria in pista per Stem, che conferma la pole position davanti al Seto Pro Mauro, che è partito da secondo, e terza posizione per Tazzo. Quindi finalmente le McLaren possono festeggiare un GP positivo. Dimmi, Monza mi ha ricordato, a parte che è stata la più brutta gara ho fatto pure io della stagione, proprio anonima, devo ringraziare Mauro perché ha fatto un garone per tenere mi devi ancora 50 euro già avanza. Però io volevo dire a Luca, a me è sembrata tipo quella gara noiosa di Monza del 97 dove non è successo nulla e dove ha vinto Coulthard. Ti ricordo sempre di vincere le gare dove non succede niente, giusto per confermarsi un mediocre. No, Vabbè, però comunque sì, cioè una gara questa forse è stata la gara più brutta che ho fatto in stagione, sicuramente. Mauro lì fece un garone, cioè, a distanza di mesi faccio comunque con Mauro. Gara. Sì, perché piuttosto... diciamo che forse prima di Monza avevo iniziato a pedalare bene, diciamo che qualifica, non dico che ero tra i primi, però ero sempre andato avanti e in gara riuscivo a tenere un buon passo e fuori dai danni, cioè fuori dagli incidenti, e ti ritrovi sempre là. Sì, mi ricordo poi che lui era stato particolarmente bravo nella difesa, perché a un certo punto io sorpassando lo sarei andato in seconda posizione, ma tenendomi dietro addirittura poi tornò su Talz che mi sorpassò, e quindi invece di guadagnare punti su Jacopo, diciamo che il guadagno fu veramente di pochissimi punti. Lì quella poteva essere una situazione dove il guadagno poteva essere abbastanza enorme, perché mi sembra che Jacopo era arrivato settimo. E se avessi dietro fatto di me, mi pare, o appena davanti a me, fecimo fossi... la gara io e Jacopo più o meno sempre vicini, sì. Per l'incidente alla prima curva, poi praticamente relegato dietro, ma non si poteva fare niente, sì, in quella gara lì. Sì, e mi ricordo che lì se fossi arrivato secondo avrei... Chi si ricorda, però... io non vado oltre, ma chi si ricorda il retroscena di quell'incidente? Il post-gara. Libera immaginazione. Luigi e Jacopo sanno tutto. Ci ricordiamo. Non possiamo dire. Sanno tutto, anche perché furono gli unici due che non si incolparono a vicenda su quel contratto. Ma arrivò il terzo. Bellissimo. Fare una risata, perché Luigi e Jacopo, raga, vabbè, sta a posto. La prima variante di Monza, ogni tanto, come si dice, a merda capita lì. E ti ha detto no, perché devo vedere esattamente che cosa è successo. Ma no, io capisco che tu, ma non è colpa di nessuno. E allora fatti ritenere. Praticamente a fine gara io e Jacopo ci eravamo già chiariti, non c'era una situazione da disputa, nessuno di due l'avrebbe aperta, e Tia Prince de botto così la mattina si sveglia e la apre, perché voleva vederci chiaro. Dobbiamo capire, si tratta di capire. Trato di schiaffo alla Liuzzi quando correva con l'HRT nella prima variante. Ui, mamma che bo, 2011. Molto bene, andiamo avanti in quel del Singapore, dove è stato un GP folle per tutti quanti i campionati, con la Prime a livello di punti, lotta per tra i leader del campionato, tra Gallians e Farah, iSport il titolo sì, titolo no per Schumi per un punto, dove una gara rocambolesca con un sacco di pioggia che andava e veniva, in Pro idem ed in Master altrettanto, visto che è stato una follia generale per quanto riguardava sia i cambi di leadership che ogni tanto ovviamente qualche incidente e anche interpretazione delle gomme, ricordo delle scelte un po' folli. Una qualifica ha visto svettare il buon di legge davanti a Stem e Talz, qualifiche sempre tiratissime, 36 e 4, 37 e 6 l'ultimo qualificato, quindi che era
il buon Lob, il buon, ah no, Giovi aveva fatto 41.9, diciamo, era correva con l'Andrea Modai in quella occasione. Jay, notiamo dagli highlights, secondo errore in qualifica, dopo in Olanda, anche a Singapore, e ve lo ricordo un testa coda. Si cercava sempre più il limite, immagino, è difficile rimanere su quel filo. Sì, diciamo che c'è stato un momento delle qualifiche in vari circuiti dove non riuscivo più a azzeccare manco un giro. Credo che il giro che sono riuscito a azzeccare sia stato poi dopo in Brasile. Fino a quel momento ho cominciato ad andare in crisi in qualifica, ma quella gara lì in generale folle, perché mi ricordo benissimo, arriviamo a un terzo di gara, primo terzo di gara, con Luigi davanti, io indietrissimo, mondiale che va dalla parte di Luigi e la Williams che sta guadagnando punti al costruttore. Nel mentre arriviamo nella parte centrale si riavvicina tutto perché io guadagno posizioni, Mauro rimane lì sopra, Luigi comunque sta sempre lì e sta per cominciare a piove. Adesso non mi ricordo se stava a cominciare a piove oppure già stava piovendo, adesso non mi ricordo sì, più. Una pioggia che mi pare si messe molto diverso tempo a bagnare la pista, quindi ecco, giriamo per diverso tempo con le gomme, poi ci fu sì, un casino e girammo con le gomme intermedie aspettando le full wet, c'era questa... Arriviamo al certo punto che io comincio ad andare fortissimo con le full wet in una pista dove comincia a diluviare e dico a Mauro con una, penso, delle urlate più assurde che fa: Mauro stai fuori, non mi interessa niente, stai fuori. Ed eravamo fuori, tant'è che c'era pure Manuel ascoltando io che ero agitato, pure lui si butta fuori. Quindi rimaniamo io, Mauro e Manuel e Lope quarto, con una situazione nella quale non sta piovendo ma che il diluvio non sta arrivando così, e con una situazione nella quale stiamo facendo doppietta, Ferrari sta portando via un sacco di punti e io sto avendo quasi 30 punti di margine su Luigi perché sto guadagnando un'infinità. A 6 giri dalla fine arriva la safety car che distrugge tutto. Io per un po' non mi è passata quella safety car lì, distrugge tutto, sono costretto ad entrare in box e mi ricapito dietro Luigi e arriviamo praticamente che... E poi aspetta, se non mi ricordo male, Luigi si disconnesse per un attimo e lo superò solo Simone. Sì. Praticamente arriviamo a un certo punto, arriviamo che a inizio Gran Premio avevo tipo un vantaggio di 10 punti su Luigi, siamo passati a più 14 più Luigi, più 36 per me, più 25 per me, a ritornare a più 7 tranquillamente. Avevamo solamente 3 punti di differenza, c'è stato tutto sì, perché ci sono ma state... in mezzo un casino, ci sono state 3 o 4 fasi all'interno di quel Gran Premio, perché all'inizio fino a quando c'erano condizioni d'asciutto ero in totale controllo e dominio della gara, cioè credo sia stata forse una delle ultime gare che ho corso veramente molto bene durante la stagione. Forse Abu Dhabi come passo era leggermente meglio di quella, però a Singapore mi sono trovato benissimo. E però con la pioggia ho fatto un po' di fatica, Jacopo con la strategia si è ritirato su, quindi siamo passati da più 14 per me, più 7, più 30 per Jacopo, e poi alla fine c'è stata la disconnessione che mi è costata la gara, perché per un momento di disconnessione, perché è durato tipo un minuto, quanto basta per Simone di starmi davanti, sorpassarmi e restare lì fino a fine gara. Quei 7 punti, oltre al Silverstone, avrebbero fatto la differenza, però... E Jacopo pure ne ha persi tanti, perché con la safety car ci ha rimesso la gara. Lui stava a 20 secondi di margine. Mi ricordo. E non si fermò, rimase fuori con le intermedie e noi ci fermarmo. Che tra l'altro mi ricordo, mi incazzai tantissimo con l'ingegnere che mi disse: no, a posto, dai, Alesi sta andando forte, vai a mettere le gomme. Mi fermo. No, ma aspetta, ormai sono rientrato. No, andavamo forte. Il problema è che la pit lane era troppo lunga per recuperare quei 25-30. Era troppo poco. Eravamo un secondo più veloci. Un secondo. Ma ricordo che ci abbiamo messo tempo iniziare con un secondo. Cioè, sì, 6-7 giri tipo. Quando cominciavate a recuperare un secondo e mezzo giro, mancavano 6 giri alla fine e io avevo circa 20 secondi. Mi ricordo questa cosa. 20 secondi sul primo che era Sdem con le fuluette che doveva passare ancora Lope, poi c'aveva Manuel e poi c'aveva Mauro. Quindi praticamente io stavo tranquillo nella mia posizione,
poi sono venuti i santi in scuderia Ferrari quando hanno visto quella safety car lì, perché sapevamo che la strategia era distrutta in quel momento. Avete perfettamente raccontato tutto il GP, segnalo soltanto un grandissimo Lopez che in effetti poi anche nel finale dopo la safety car decise di rimanere fuori con l'intermedia, dalla zona podio finì decisamente nelle retrovie. Andiamo avanti, ci spostiamo in Giappone a Suzuka, dove torna in pole position Zeta Promauro, la seconda pole dopo quel di Imola, e fu effettivamente questa la tua dota migliore, forse è stata la cosa che pizzimo subito, ragazzi, ha fatto la pole Ferrari sbagliata. Perché poi Jacopo era tipo dietro di me, era quinto, quindi ho detto ma inaspettata, molto inaspettata, altrettanto quanto il podio poi completato in gara, visto dalla prima poi in terza posizione dietro a Stemme di Lecce. Eh sì, diciamo ho fatto ho fatto passare Jay per poi ha preso penalità nel post gara e quindi non è servito a niente, però mi sono ripreso il podio lo stesso, quindi da una parte bene per me ma male per Jay. Mi ricordo che quella gara forse è l'unica dove Stem, forse la gara migliore che ha corso Stem la stagione, poi chiediamo a lui, ma mi ricordo che io stavo spingendo parecchio, siete andati perché... via, poi mi sa che sì, lì si creò una spaccatura enorme a inizio gara dove c'era la pioggia, e allora non tutti rischiarono subito l'intermedia, e quindi chi fece il pit stop in più poi si ritrovò a un gap che magari giravamo più o meno simili ma non recuperammo più. No, mi sa che ci fu una situazione dove io montai tipo la dura e lui montò la media, perché mi ricordo che... Però mi ricordo inizio gara che c'era bagnato, full wet, e alcuni misero già l'intermedia, quindi per una sosta in meno. Sì, non era il caso, no, di Simone. No, non era? Scusatemi, entro a gamba tesa. Era quella dannata situazione che io dissi al mio compagno di squadra, devo mettere le intermedie perché si asciuga in 2 secondi. Lo fecero, credo, solo alle lo fecero in 3 persone. Lì mi rammaricai parecchio, me lo ricordo bene questa situazione, perché persimo tanto tempo in quei gruppetti che poi si creavano con loro che avevano meno passo di noi, e ci fu quella grossa spaccatura lì. Ah sì, perché poi alla sosta quando diventò asciutto mi sembra che Simone montò la gialla, io montai la bianca, però la sua entrò in temperatura, la mia no, e lui sì. Okay, se posso dire una cosa, non è che Simone entrò in ai box e montò la gomma gialla, è il gioco che mi ha fatto montare la gialla, non io, è il gioco che ci ha attaccato lo stesso, perché io quando perché sono alla fine tratto... quella giusta era gialla, se non mi ricordo male, che la bianca non durava, non andava bene, mi ricordo sta cosa. Allora io ma mi ricordo durava, ma non andava in temperatura, io mi ricordo che c'è tanta fatica a portarla in temperatura. Sì. Allora io quello che mi ricordo di quel GP è anche perché sono andato a rivedere 300 volte i miei video. Allora, siamo partiti e c'era Mauro che me lo sono detto, me lo devo levare subito dalle scatole perché sennò Luigi salutamelo, mandami una cartolina. L'ho passato e poi siamo entrati e abbiamo messo le intermedie, se non erro. Cioè, eravamo partiti con le full wet e siamo entrati a mettere le intermedie, sì. Sì. E io mi ricordo che poi ci siamo trovati dietro a un gruppetto con Patrick Speri, no? Io alla 130 aeree ho rischiato talmente grande l'incidente perché in quell'esatto momento lì ho fatto staccare il mio microfono perché ero in live nella mia, cioè nel mio canale, e mi si è staccato il microfono lì perché col volante ho fatto così e facendo così ho fatto smuovere un po' la scrivania e si è staccato il microfono, e da lì in poi il mio microfono è rimasto rotto per 3 mesi. 1000 Nm. Poi si è andato a asciugare la pista, abbiamo messo la media e poi ho recuperato Luigi, l'avevo passato perché lui aveva messo la hard perché voleva arrivare fino in fondo, sì. Ma io volevo mettere la hard in quel giro lì, ho detto no cavolo, adesso mi devo rifermare, e c'era il buon Shumi che era in party con me, dice devi pensare alla tua gara, vai box e metti un'altra gialla. E ho detto vabbè dai, è andata così e via. E poi mi sono sbalordito, cioè mi sono impressionato, ho visto di legge box. Perché?
E poi me lo sono trovato dietro e poi niente, sono rimasto davanti e sono riuscito a portare a casa la mia quarta vittoria in Mastering, quattro vittorie in Master. L'anno scorso una, ho fatto una fatica per vincere solo una. E poi, cioè, più che altro mi è sorpreso di leggere che si è fermato e ha messo la gialla perché non avevo capito. Sì, infatti a posteriori probabilmente tornando indietro adesso vorrei, perché ho visto che poi la gomma effettivamente gli ultimi giri è entrata in temperatura e dovevo solo pazientare un pochino di più, però con la cosa di perderti ho cercato l'undercut ma non ci sono riuscito e lì mi sono giocato la gara. Forse col senno del poi sarei rimasto fuori adesso, probabilmente perché la gomma dopo qualche giro entrava in temperatura e andava bene, cioè arrivavamo comunque vicini. Lì dipendeva da te se riuscivi a passarmi o meno, perché comunque arriva in zona mia ci arrivavi di nuovo, dipendeva solo da quello. Ragazzi, io vi abbandono per le ultime due gare. Va bene, grazie Luca. Buonanotte a tutti, Buonanotte. ci vediamo lunedì. Bene. Buonanotte. Ci trasferiamo quindi in Brasile per le ultime due gare. Tutto è ancora aperto sia a livello di piloti che costruttori. Un Brasile che vede la pole position di J Sport, ormai il confermatissimo Stem, Flaminio, Di Legge, Gano. Insomma, i protagonisti della stagione sono tutti quanti lì con Zarbro Moro. E come detto, nel corso della gara arriva ogni tanto sì, poi anche insomma, comunque un gruppo selvaggissimo che non li dobbiamo dimenticare: vanno Juve, Ametrano, Tals, Giovi, Lopez, Chisperi, Tia, Michemai, Le Salve e Dario. Che comunque anche diciamo in un modo hanno fatto la loro gara, quindi poteva starci effettivamente rimanere in trappola nel gruppo e recuperare decimi nella zona di DRS. Quest'anno era decisamente complicato in questa Master League. Stiamo vedendo un po' di lotta con un Flaminio che aveva occupato la zona podio fino agli ultimi giri e poi la risalita di Legge e del buon Stem. Andiamo dritti a questo punto ad un forse con il totale, massimo rispetto e cuore, indegno finale per come si è decisa Luigi, perché tralasciando quello che è successo poi dopo questo errore, purtroppo in testa a coda eravate te e Jay fino alla prima sosta, precisi, senza alcun problema, nessuno anche ad intromettersi, tutti rispettosi di questo duello. Poi alla sosta un'incredibile testa a coda per te nella curva sotto dei box, nel tunnel, e fu incredibile. Sì, ma guarda, tutto parte qualche giro prima in realtà, perché si aprì il pop-up della sosta e andai lungo, da lì persi concentrazione e ne scaturì poi l'incidente box, però nasce qualche giro prima, perché mi aprì la strategia sbagliata, io per rientrare persi completamente il punto di frenata e andai lungo. Persi tempo, concentrazione, e da lì, insomma, finale, l'epilogo triste che abbiamo visto un po' tutti. Peccato, peccato, però, insomma, fa parte delle gare. Quindi adesso è passato, ho già smaltito. Sono stati giorni difficili, però, insomma, la vittoria aspetta una persona sola, e quindi c'è chi vince e chi perde. Tocca da me. Speriamo che l'anno prossimo, insomma, l'epilogo sia differente, vediamo. Però dai, ci sta. Dispiace, ma sono cose che succedono. Fu una gara dove G-Sport non transitò per primo sotto la bandiera a scacchi, perché ci fu un'incredibile vittoria di un drago lievitato con un passo, soprattutto con la hard, impressionante. Magari immagino che Jay, una volta saputo del testa quota di Luigi, e poi il fatto che era rimasto intrappolato nel gruppo con anche qualche bisticcio nel tentativo di risalire, avesse alzato il ritmo, che tutto sommato non c'era nessuno a ostacolarlo. Però la vittoria andò quindi a Drago Levitato, e la vittoria del campionato piloti al buon J Sport e del titolo costruttori alla Ferrari con Zarbro Moro, che riuscì di nuovo a piazzarsi di nuovo davanti a Marco Gano. Jay, hai alzato effettivamente in quegli ultimi giri, come li ricordi, ecco? Allora, mi ricordo un po' tutto il contesto, no? Soprattutto diciamo, le ultime 2 settimane, perché mi ricordo molto bene che dopo il Gran Premio di Giappone ero molto nervoso, avevo perso la leadership e la vittoria in Brasile mi diede tanta fiducia, però non era cambiato nulla, avevo 3 punti di vantaggio. Quindi è stata una settimana leggermente particolare perché
tutta la settimana a provare, la macchina era buona, andavo bene, il ritmo c'era, non avevo problemi. Poi arrivo a fare una prova con Luigi e dico: aia, sono lento sul dritto. E quella cosa mi ha impanicato un bel po' il giorno prima della gara. E il giorno dopo con Mauro cambiammo completamente la macchina sotto sopra, nel tentativo di essere noi più veloci sul dritto, perché avevamo visto che nel T3, che di solito si faceva la differenza, con il nuovo layout non si faceva la differenza. Quindi arrivavamo con tanti punti interrogativi in gara, e soprattutto il trailing anche, che avevo perso connessione in Q per un problema che avevo io di connessione. Diciamo che fu tutto abbastanza teso, i primi giri erano una roba indescrivibile dalla tensione. E vedevo che Luigi non guidava bene, ma al contempo io non stavo guidando bene, e attorno a noi si stavano esplodendo tutti, perché Drago era andato largo e stava sbagliando, Damon nella stessa curva si gira, e lì nel caos generale mi trovo davanti, e l'unica cosa che penso è: io mi fermo prima, il suo primo, devo far valere la velocità, non mi interessa, ma io devo arrivare davanti. Quando ho visto e mi hanno detto: guarda che Luigi ha sbagliato, da lì è come se la tensione che si era tutta creata è scesa di colpo. Non guidavo benissimo, perché giustamente non ero in quel mood da dire: cavoli, io devo guidare bene, così. No, ero giustamente in tensione. Mi sono fatto riprendere da Drago, mi sono fatto passare, e il mio obiettivo era: io tengo il ritmo di Drago per rimanere concentrato. Quando poi ho visto che mancavano pochi giri, da lì mi ricordo la frase di Luca in telecronaca, che dice: non ho mai visto un pilota guidare col braccio così fuori dal finestrino. No, gli ultimi giri me ne sono goduti, è un'emozione unica, che può essere un gioco o no, dà delle emozioni. E per tutta la storia che comunque io sono stato comunque nel sito, per quanti anni ho corso, per l'opportunità di lottare per un titolo, è stato un bel coronamento di tutta la stagione, ma anche di un percorso di crescita. Cioè, sono arrivato, ho visto, mi ricordo 2017, prima gara in Master doppiato, prima gara in Master doppiato, arrivo al 2023, al sesto anno di Master, secondo pilota a far più gran premi della Master, con la possibilità quest'anno di poter diventare il primo, dipende dal numero delle gare, e vincere comunque il titolo. Tutto quel percorso, guardando all'indietro, è stata una cosa incredibile, e sono contento che comunque ho condiviso una battaglia con uno come Luigi, che lo conosco comunque da anni, ci siamo allenati sempre insieme, aver condiviso compagni comunque, di squadra, compagni di squadra, anche aver condiviso con Mauro una stagione incredibile che abbiamo portato a vincere il titolo, con un compagno che è stata una grandissima scoperta, perché non ci conoscevamo, sempre andati benissimo, sempre a aiutarci l'uno nell'altro, con Manuel, che poi è venuto pure a correre con me, ma prima faceva pure da ingegnere, e comunque tutti attorno e tutti a darmi comunque complimenti, a vedere addirittura Magic che mi ha fatto i complimenti, e io sono una persona che ancora gli sto sulle balle per il 2016, però con tutte le questioni che ci sono state create, vedere questa cosa qua riunirsi per me, che era speciale, è stato un qualcosa di indescrivibile. Onestamente è un grandissimo bel ricordo, e non vedo l'ora di iniziare una nuova stagione. Farà effetto essere campione in carica, ma sono carico a pallettoni. Dopo una stagione del genere voglio difendere il titolo, come va comunque io il sogno l'ho realizzato, il mio personale sogno, e tutto quello che adesso viene per me è un qualcosa in più. Se riesco a vincere meglio ancora, se mi battono va bene, però un'emozione così non mi è capitato spesso, insomma. Dico una cosa, scusate, mi permetto, Galeotta fu quella prova, perché senza chissà come sarebbero andate le cose, però vi sveno un retroscena, io tre o quattro giri prima di quella cappellata stavo spingendo tutto perché volevo passare Jacopo,
ma avevo già capito che non si poteva fare perché era troppo più scarico di me. Quindi se la gara fosse andata avanti senza errore, non credo che sarei comunque riuscito a passare Jacopo. Era troppo più scarico di me. E vabbè, poi ringrazio tutti per i messaggi di supporto che mi hanno dato dopo, al termine della gara, perché insomma mi ha riempito di gioia. È stato comunque bello vedere insomma un po' di supporto anche nella sconfitta. E niente, è stata una bella stagione. Ed è stato bello soprattutto far portare il titolo fino all'ultima gara, non solo piloti ma anche costruttori, arrivare dall'inizio alla fine con due titoli aperti fino all'ultima gara, portare quell'interesse che all'inizio non c'era, comunque portarlo fino alla fine, per me è stato un motivo d'orgoglio. Comunque c'erano persone, addirittura colleghi miei di lavoro, che sono andati a vedere l'ultima gara mia, per dirvi. Però portare quell'interesse lì è quella che mi ha dato soddisfazione, che comunque il campionato era visto, sai, all'inizio stagione, ormai è un trend di qualche anno, non è più la massa di una volta, non è quello, non è quell'altro, però poi all'ultima gara molte persone comunque l'hanno vista, quindi portare comunque quell'interesse lì è stato ottimo. E sono contento di questa cosa. Io ricordo il 2017 quando commentavo la Prime, che c'era Lunavix che poi correva, perché il giorno dopo ne parlava insieme a Cossi Roma, che correvano insieme nella categoria. Quindi è un attimo che domani magari è un attimo esplodi sui social e non lo so. Va bene. Grazie, io ho una domanda. Prego, prego. Allora, abbiamo i primi tre classificati della Master, no? Mm-hmm. A ognuno dei tre voglio chiedere, però seriamente, senza gufare, secondo loro chi è il favorito per l'anno prossimo? Oh. Serio? Allora, se devo essere serio, fa ride, però io sono il numero, tra virgolette, numero uno, il pilota da battere sono io. Fa ride, ma teoricamente dovrei essere io quello che è il favorito. Però il problema è che nessuno ha provato il gioco. Io finché ancora non ho provato il gioco non ti so dire. Se devo giocare a carte coperte, io so quello da battere, Luigi è il secondo e Sdem è il terzo, se parliamo così. Però bisogna capire com'è il gioco, perché io mi ricordo 2019, me lo ricordo bene, 2019 era un gioco, arriva il 2020, mi ritrovo tipo a metà gruppo, quando nel 2019 ero tra i primi 5. Quindi finché non vedo il nuovo gioco e non trovo riscontri, non capisco come sono messo, non ho idea. Se ti dico a bocce ferme così, prendi la classifica della Master, più o meno stile quella la classifica lì, più o meno. Ok. Sì, intervengo io. Più o meno quello che ha detto Jacopo, però stavolta appunto su me stesso, non l'ho fatto l'anno scorso, però se quello che ho visto sul gioco è effettivamente quello che ci avremo poi tra meno di un mese tra le mani, potrebbe essere l'anno buono per me, anche perché probabilmente sarà l'ultimo dove mi potrò allenare bene per puntare un obiettivo come quello della Master. Ho capito gli errori, ho capito dov'è che ho sbagliato, e se l'anno scorso mi ero tirato indietro, quest'anno non lo faccio più, e dico io, perché la costanza ce l'ho, arrivo comunque da una Master dove ho vinto comunque più gare, quindi sì, io ti dico che posso essere l'uomo da battere, spero di esserlo, poi io accendo il gioco, metto la play, installo il gioco non mi... Amen. Però stavolta faccio proclami bellici anche io e vediamo un po' se funziona. Ti dico che se il gioco è quello che vediamo, potrei essere io l'uomo da battere. Ovviamente però Jacopo c'ha il numero uno davanti, quindi comunque c'ha sempre un occhio di riguardo, la pressione è tutta su di lui. Se posso dire io invece, adesso parlo seriamente io, io non mi metto a dire chi vince o non vince, io dico sempre che vinca il migliore. Per l'anno prossimo io, dato che il gioco è diverso dalla A alla Z, non l'ho ancora provato, e adesso il 13
Sicuramente lo proverò, anche perché c'è Tia Prise che mi sta sempre pressando a dire: Simo, quando esce questo, quello, quell'altro, dobbiamo provare. Tatte, calmo, quando arriva il gioco lo proviamo. E io per l'anno prossimo il mio obiettivo è sempre quello di migliorare, di confrontarmi con sempre con quelli più forti, quindi con Jay, con Luigi, con quelli nuovi che magari arriveranno. Io spero anche nei ritorni di alcuni piloti che sono stati forti, ad esempio cito Fabio Surname, che è un pilota veramente molto veloce, anche un possibile ritorno di Lele. Io, a me l'importante è cercare di stare con quelli più forti, ecco, perché lo dico per me stesso, cioè voglio far dimostrare non soltanto a me stesso, ma anche ad altri miei amici, dei miei amici, diciamo, che questo, diciamo, è il mio gioco, è la mia passione, è la nostra passione, perché molti, tutti qui compresi, tutti quanti noi in chat, ma anche gli altri piloti, è la nostra passione. Ma voglio dimostrare anche che posso tenere il passo di piloti che qualche anno fa, che non correvo ancora su Formula Italia Team, o che correvo, non pensavo minimamente di raggiungere, ecco, non pensavo di essere ai loro livelli, e invece ci sono riuscito, ci è voluto un bel po' di tempo, però io, cioè, sono già felice di tenere il passo di alcuni piloti veramente veloci, ecco, quello è il mio obiettivo. Poi se si riesce a provare a lottare per il campionato, bene, ci si prova, però il mio obiettivo principalmente è quello lì, tanto poi si sa chi vince la Master l'anno prossimo, vinci te, quindi è inutile. No, non penso proprio. Vabbè, però comunque chi vince il migliore, ecco. Poi se è da battere Jay, ovviamente è un obiettivo come tutti quanti, e poi come andrà. Mauro, invece per te le intenzioni per l'anno prossimo, visto che abbiamo domandato a tutti? Sperando di andare, non dico tutte le gare a podio, però una buona parte. Vincere una gara, Mauro, te manca quello. Lo stavo a dire. A parte vincere almeno una gara, essere su una buona parte sul gradino del podio, anche sul più basso, ma mi va bene lo stesso. Molto bene, anche perché poi ci sono due piste nuove, vedremo quel che sarà con i calendari, e insomma, sarà decisamente interessante. Direi che allora siamo in conclusione per il racconto di questa Master League. Io vi ringrazio, ragazzi, anche Fleming che si è disconnesso, perché in generale non l'avrei raccontata, ecco, io così bene, quindi grazie Jay per i tuoi aneddoti. Grazie a voi, grazie a tutti. Luigi, per tutti i tuoi ricordi. Grazie a voi, buonanotte a tutti. Sdam, per tutte le tue urla e i memini che ci hai fatto fare nel corso dell'anno. Grazie a voi e forza Milan per sempre. Scusami per aver tenuto unito con i bastoncini, lo scotch, tutto quanto al team McLaren, ed essere stato anche qui con noi con domande interessanti, un punto di vista diverso. Grazie, ci vediamo sul nuovo gioco. Ed il buon Zed Romano, anche lui, per essersi prestato a questa serata. Ale, vogliamo ricordare i prossimi appuntamenti? Insomma, ormai è rimasto poco, anzi quasi nulla. Beh, innanzitutto ringraziare anche Matteo Pittaccio e Matteo Congiu, che ci hanno accompagnato in questo viaggio lungo un anno, e speriamo che l'anno prossimo possa essere ancora migliore. Comunque sì, se non ricordo male, la prossima diretta sarà lunedì, martedì, tu sicuramente ricordi meglio. Lunedì 12, un giorno prima dell'uscita del Formula 1 2013. Sì, giusto, per fare, immagino, il countdown e il galan, giusto? Sì, fit gala. Essenzialmente sia un countdown verso, in attesa che sblocchino la versione digitale. Allora, ci vediamo lunedì. Molto bene, allora appuntamento a lunedì, come detto dal buon Gallians. In generale un ringraziamento a tutti, sia a chi ci ha seguito anche questa sera in chat, ma nel corso dell'anno, ed anche a tutto il gruppo organizzativo. Siamo in conclusione, ci vediamo sui vari social e sul sito www.formulaitalianteam.com. Grazie a tutti e buonanotte. Notte. Buonanotte.